situazione è molto difficile, è molto critica nel mondo, nell'Ucraina, nell'Europa, perché oggi si decide il futuro dell'umanità, non meno. Non si tratta del piccolo conflitto tra due paesi, ma si tratta del futuro del mondo, perché questa sfida che è cominciato Putin, è iniziato Putin, è la sfida all'ordine mondiale globale. Francis Fukuyama ha visto molto bene recentemente quando ha scritto che Putin ha dichiarato la guerra contro il ordine liberale mondiale. Questo è vero. Questo è vero, questa è l'idea del fare sfida all'unipolarità, a questa universalità dell'Occidente, e questa è la guerra dei spiriti, dei menti, la guerra mentale, perché Putin insiste su multipolarità. Che significa? Che vuol dire questo? Multipolarità consiste nel fatto o nell'affermazione che esistono i poli vari, i poli diversi di prendere le decisioni sulla pace, sulla guerra, sui valori, sui interessi, e che non c'è un Occidente come il sinonimo dell'umanità, il liberalismo come un sinonimo delle verità, Washington, dei globalisti come sinonimo dell'unico potere ideologico, intellettuale, mentale, politico, materiale, strategico. E Putin ha affermato che esiste un polo diverso, un polo delle decisioni. Un'altra civiltà, la civiltà russa, con i valori diversi, con le visioni diverse e con il potere che è più importante, con il potere di imporre nostra visione alla zona del nostro controllo e nostra responsabilità. E l'Occidente ha voluto di prendere questo controllo su lo spazio post-sovietico radicalmente e imporre sua propria identità mentale, strategico, occidentale, atlanticista sull'Ucraina, e Putin ha risposto no. E questa è dimostrazione della sovranità. Questa è la sovranità, quando tu fai non che altro dice a fare, ma quando tu è il soggetto di prendere le decisioni. Precisamente Brzezinski, negli anni 90, dopo del crollo dell'Unione Sovietica, ha detto molto bene, molto corretto, che senza Ucraina la Russia mai ritornerà a essere il polo indipendente, all'impero, al potere, il potere sovrano, senza Ucraina. Ma con Ucraina la Russia automaticamente diventerà questo polo. Per questo operazione speciale militare, come si dicono qua, era e è necessario per le ragioni geopolitiche. E perché tutte queste armi date ai ucraini per difendere? Questa è la difesa del globalismo, del status quo, dell'unipolarità. E l'Occidente globalista lotta per conservare, lotta interiormente contro Trump, contro i populisti, contro tutti che sfidano questo universalismo, questo discorso totalitario e liberale, tutti che sfidano, che fanno sfida a questo ordine liberale globale, al governo mondiale nell'Occidente, demonizzando i populisti, demonizzando Trump, cancellando sui account in Twitter e tutti questi bio blu, tutti siamo i vittime di queste
ethnical cleansing, purificazione dei globalisti liberali, e Putin fa parte di questo campo dei nemici della società aperta, come diceva Popper, dice oggi Soros. Questa guerra è anti-Soros, guerra anti-Soros, anti-Davos, anti-Klaus Schwab, anti-globalismo, anti-unipolarità. Ma per Russia questo scontro è affermazione dell'indipendenza e sovranità del polo e della civiltà. Questa è prima guerra, credo, prima guerra tanto grande del scontro delle civiltà che Huntington ha predetto, ha visto negli anni 90. È interessante che questa considerazione è vera, ma la Russia non può oggi si presentare a livello internazionale come si deve, essendo nella prima fase della liberazione, e tutto tutto lo spazio mediatico è sotto controllo totalitario dell'Occidente. Si tratta del controllo ideologico. Per esempio, nel YouTube, tre anni fa hanno cancellato mio account con lezioni su Aristotele, sulla filosofia, ma dopo di questo più e finalmente hanno cancellato la Russia e tutti i canali russi nel YouTube. La stessa cosa con Wikipedia. Wikipedia si pensa come indipendente, ciascuno può cambiare il contenuto delle articoli, ma non è vero. Gli articoli più importanti sono controllati radicalmente con una censura totalitaria del globalismo. Lo stesso con tutti i network, tutti i reti. Trump era cancellato con suo Twitter, essendo il presidente degli Stati Uniti. Per questo potere che ci governa è anzitutto il potere mediatico, e il controllo sotto la sfera dell'informazione è totale, radicale, ideologico. Non si tratta del pluralismo, della democrazia. Qua è dittatura già presente. Per questo la Russia è cominciato la rivolta contro questa dittatura. Questo è nel campo della concentrazione globalista liberale. Noi abbiamo iniziato la rivolta, questa è la ribellione della gente che era posta nelle situazioni impossibili di sopravvivere. Per questo è una ribellione contro il nuovo ordine mondiale, contro questa dittatura. E non è errore della Russia non poter dare questa visione. Questo lo stesso potrebbero essere detto su ebrei nel campo del concentramento, che hanno perso i mezzi di comunicazione e di spiegare al popolo tedesco che soffrono qua. Per questo non possiamo accusare questa gente che sono vittime di una epurazione, di una violenza, di mancare mezzi di comunicazione per dire la verità. Stiamo i russi nel mondo russofobo, che ci odia non perché siamo cattivi, siamo male, ma perché abbiamo
abbiamo iniziato questa rivalità e abbiamo fatto la sfida a questa dittatura liberale globale che si chiama ordine liberale, che non ha più niente di liberale, è una forma della pura dittatura ideologica. Ma credo che tutto dipende per noi, è più importante la prima parte che lei ha detto, che il popolo è totalmente consolidato, solidario, solidale con Putin, con il presidente. Nostro popolo comprende perfettamente il scopo dell'operazione militare speciale, perfettamente, più che il governo, più che elite. Il popolo nostro è più avanti dello Stato, e per questo è molto importante che i mezzi di informazione interiore oggi stanno nella stessa onda che la popolazione, il popolo e il presidente. Per noi è più importante, per noi la vittoria sarà concreta, e questa liberazione ucraina dei neonazisti, russofobi, pro-occidentale, demilitarizzazione dell'Ucraina, e credo che la creazione di una nuova entità politica indipendente o che farà la parte della Russia, questo non può. Non posso dire, anzi, la vittoria, o prima della vittoria, ma credo che è più importante per noi difendere questa solidarietà, questa unità del popolo, dello Stato, del presidente nella situazione critica, e dopo, solo dopo, cominceremo la vera contrattacca nel campo dell'informazione. Creeremo i canali indipendenti, cercheremo di spiegare questa vittoria e il suo senso a tutti che vogliono sentire, ascoltare questo. E credo che dopo la nostra vittoria il mondo sarà diverso, e tutte le forze che anche come noi lottano contro questa dittatura liberale, egemonia globalista, totalitarie, tutte queste forze comprenderanno nostri motivi, nostra ragione, e non saranno al favore della Russia. Non si tratta di questo, è molto importante. Per noi non vogliamo cambiare russofobia al favore della russofilia. Per noi europafilia, americanofilia, islamofilia, cinofilia sarebbe più importante di avere le parti dell'umanità indipendenti e sovrane per stabilire questo ordine multipolare. Per noi è più importante, e dopo di questo possiamo fare alleanze, non possiamo escludere i conflitti, ma il scopo più importante, centrale, e precisamente oggi la vittoria. Dopo la vittoria entreremo nella fase seguente, e per noi è critico questo armamento di Pisa e di Italia. Questo è il colpo diretto al nostro cuore. Questo non si tratta della cosa simbolica. Si tratta di un'aggressione, e per noi è molto, molto triste questo, perché amiamo italiani, russi da sempre amavano la cultura italiana, l'identità italiana, l'arte italiana. Per noi Italia non è
alienata, non è il paese strano, totalmente al di fuori, fuori di noi. Per noi è parte della nostra cultura, della nostra identità, e per questo ci dà la pena, è molto, molto, molto triste che la storia che lei ha contato su questi avioni che portano, avioni che portano le armi per ucciderci. Queste armi che devono uccidere i russi, e credo che la situazione non è normale per il paese sovrano, per la sovranità europea. Questa è una cosa assolutamente anormale, e appoggiare il regime neonazista Ucraina non è logico per Europa cosiddetta democratica. Questa è questa è violenza contro regole naturali, ma la russofobia, atlanticismo e questa dittatura liberale globalista obbliga a fare le cose che sono serie, che non sono viste dalla parte di noi come le azioni amicali. Voglio accentuare che i punti su cui le ha parlato non si tratta solo i punti tra Italia e la Russia, o Europa, la Russia, altre civiltà. Oggi esplodono i ponti anche tra Europa e Italia, e suo proprio passato, sua propria cultura, sue proprie origini. Questo è interessante, che il cancellamento del Dostoevsky va in stesso tempo coincide con il cancellamento di Dante. È molto importante. Dante non è politicamente corretto per una ragione, Dostoevsky per altre, e finalmente questi ponti sono distrutti tra altri, e tra Occidente e Europa classica, il ponte con l'antichità, con Medioevo, con la tradizione europea stessa, anche sono distrutti nel stesso tempo, nel stesso processo della distruzione di tutti i ponti, della distruzione di tutte le radici. Questo è il senso. Passando alla seconda domanda, senso del Great Reset. Questa idea della globalizzazione che vuole imporre un nuovo sistema di valore che non ha niente a vedere con la civiltà russa, ma anche con la civiltà europea. Questa è l'idea di distruzione di tutti i valori tradizionali per imporre il valore antitradizionale, distruzione delle famiglie, dei riti, delle sacralità, delle chiese, della filosofia. Tutto è cancellato. Questa è la cultura del cancellamento. Tutte che non coincide con questo discorso molto, molto ridotto, molto, molto primitivo dei globalisti, tutto deve essere cancellato. Tutte che non corrispondono a queste regole. Queste regole sono totalitarie, che distruggono non solo i ponti con noi, ma i ponti con voi stessi. Questo è molto importante. E con Great Reset è precisamente l'ultima fase di questo processo della perversione e degenerazione dell'Occidente liberale, globalista, capitalista. Tutto oggi stiamo nella fine di questo processo. Great Reset è la finalizzazione della storia del liberalismo
che ha iniziato con l'idea di liberare un individuo da tutti i legami con identità collettiva, tradizionale, etnica, religiosa, gerarchica della società tradizionale. Finalmente è arrivata il momento di liberare l'individuo della sua identità sessuale, e questo è politica del genere, e finalmente ultimo passo del Great Reset, oggi già promosso dai globalisti, è distruggere identità umana, perché è identità collettiva, e rimplazzare l'uomo macchina, dal una forma dell'intelligenza artificiale. E per questo Covid, guerra, tutto il caos sociale, distruzione di tutti i tessuti sociali, sono il piano dei globalisti per promuovere individuazione, più individualità, con tutti i legami sociali distrutti. Questo è un scopo cosciente di queste elite globaliste. E ultima situazione, i globalisti utilizzano tutto. Covid, impongono il controllo sociale, la guerra, impongono controllo tecnologico sulla gente che possono, che potrebbero stare al favore della Russia, e dopo di questo la dittatura, la censura, e utilizzano tutte situazioni per promuovere la sua agenda globalista. Per loro, quando non c'è la ragione di fare, creano questo. Quando non c'è la situazione d'emergenza, creano questa situazione d'emergenza artificialmente. Per questo credo che stiamo nella politica pianificata, totalitaria dei globalisti, per imporre a tutto il prezzo, usando tutti i pretesti, tutte le situazioni d'emergenza, proporre e imporre il suo nuovo ordine mondiale. E in questi giorni c'è un forum del governo mondiale organizzato dal Schwab, e Klaus Schwab ha detto che la Russia deve essere esclusa da questa organizzazione. Moltissime grazie, signor Schwab, per porre al di fuori di questa loggia nera di Lynch, questo governo mondiale, elite liberale atlanticisti, sono precisamente la vera loggia nera del governo mondiale, che vuole imporre la sua propria agenda estremista a tutta l'umanità. Per questo credo che lottare contro questa, non solo difendere e conservare i ponti con noi o con altre civiltà, ma questa è la lotta, è conservare, salvare, difendere i ponti con voi stessi, con vostra cultura, che noi russi amiamo contro tutto, in tutte le situazioni, e non lasceremo amare. E credo che è molto importante questo amore contro l'odio, questa conservazione dell'identità culturale contro la distruzione violenta di tutte le forme dell'identità, conservare e radici contro loro che vogliono distruggere, cortare queste radici. Chiamo questo grande risveglio. Americani anche chiamano questo grande risveglio.
Che grande risveglio, grande risveglio. Questa nostra comprensione del grande male che viene con globalismo, con grande reset. Questa è una idea dell'attenzione. Quando siamo risvegliati, possiamo dire: qua è il nemico. Il nemico non sono italiani, europei, ucraini, russi, americani, cinesi. I nemici sono i globalisti comuni, generali, universali, perché vogliono controllare tutti, vogliono cancellare tutto, non solo noi, ma oggi noi, domani voi stessi. E Dante e Dostoevsky sono due vittime di questo grande reset, e l'umanità deve essere vittima di questo grande reset, perché non esisterà più quando sarà cambiato da intelligenza artificiale e tutte Silicon Valley dei Stati Uniti. Tecnocratici pazzi vogliono distruggere l'umanità, perché non coincide con le idee di liberazione dell'individuo, di tutto il legame con l'identità collettiva. E questo programma del liberalismo storico arriva al punto finale, dove tutto suo contenuto, tutta sua identità demoniaca, di diavolo, diabolica, si manifesta, si diventa chiara, e appaia, ma appaia per loro che sono risvegliati, e non che dormono più e più. E per questo nostra operazione speciale militare è un gesto, un'attività, un suono a risvegliare l'umanità per la lotta comune, non contro Ucraina. Ucraini sono vittime, noi sono vittime, gli occidentali sono vittime, i cinesi, tutta l'umanità. Gli esseri umani sono vittime di questo piano diabolico del grande reset e del governo mondiale e nuovo ordine mondiale, che ripresenta propriamente detto questa dittatura liberale e egemonia dei globalisti. Grazie a lei, grazie a tutti amici italiani, a tutti italiani, anche a italiani che se pensano di essere oggi nemici della Russia, ma domani comprenderanno che era errore e che bisogna stare con l'Italia e con l'Europa, con vostra identità. E noi lottiamo oggi per nostra identità, ma in stesso tempo per vostra identità, che è possibile di perdere con il processo della dittatura globalista. Molte grazie e anche spero che possiamo continuare dialogo o conversazione con lei.